La Regione riconosce rispetto all'intesa di attuazione della Del Rio e anche al protocollo di Monza a Villa Reale proporzionalmente al peso delle funzioni che si corrispondono in personale che viene impiegato dalla Regione ma a disposizione delle province per svolgere queste attività, per cui la proporzione per cui una provincia che è di fatto una provincia con quasi 1.300.000 abitanti che è Brescia ha più risorse rispetto a province più piccole è legato al fatto che le spese per adempiere a queste funzioni sono più alte, ecco. Per cui la proporzione non è né sulla demografia né sul territorio, proprio sul fatto delle spese che il personale che svolge queste funzioni sono in carico alle province. Noi abbiamo in carico per conto di Regione Lombardia temi per noi importanti come sono quelli per esempio dell'ambiente, tutta la tematica di attuazione delle leggi ambientali e come tale sono delle funzioni proprie. Abbiamo in carico la vigilanza ittico-venatorio che sono delle funzioni che vengono svolte dopo che Regione ha avvocato a sé la delega su caccia, pesca e agricoltura che sono personale in carico alle province spesate alla Regione. Perché queste sono materie che noi svolgiamo e che ritengo sia virtuoso che vengano svolte dalle province e dei comuni rispetto a un accentramento su Milano che invece sarebbe stato necessario qualora la Regione avesse portato in sé queste funzioni. Sono materie che Regione assegna alle province e su delega però, perché non sono materie proprie e come tale il personale che è in provincia ma su delle funzioni che sono della Regione viene pagato alla Regione. Si è firmato oggi, segue l'accordo nel 2016. Dobbiamo dire che dopo il fallimento del referendum costituzionale il 4 dicembre c'è stata una volontà ribadita da parte del Presidente Maroni di Regione Lombardia di lasciare queste competenze alle province, sono state siglate a Villa Reale nella primavera di quest'anno e oggi si conclude. Chiaramente le province aspettano queste risorse per poter da più parte predisporre i propri bilanci di previsione e per cui per noi è un appuntamento che abbiamo insistito e abbiamo avvocato e per cui abbiamo soddisfazione di questo atto. Noi riteniamo, avendo sottoscritto nel 2016 presidenti di provincia e comuni capoluogo, sindaci e comuni capoluogo, l'intesa rispetto al quesito referendario, di essere coerenti con noi stessi, per cui sia il sistema delle province lombarde sia il sistema dei comuni lombardi di essere presenti con una propria delegazione sull'attuazione di quello che per noi era un patto già stabilito ma che ha trovato la validazione dopo il voto referendario, per cui è una coerenza rispetto a un atteggiamento, una manifestazione di disponibilità che abbiamo già dato nel corso del 2016.